Ciao a tutti, il mio nome è Alessandro Costanzo e sono il creatore del cortometraggio The Amazing Peter Into the Gwenverse. Gwen? Peter? Non perdiamoci in chiacchiere e partiamo da zero. Dopo il progetto di Green Lantern, I'll keep in touch, che potete recuperare qui, ho pensato che questo affascinante argomento dell'intelligenza artificiale in combinata con il mondo live action potesse essere un tema eccellente per la mia tesi specialistica legato al grande entusiasmo che aveva suscitato in me lo Spider-Man con Tom Holland, insomma No Way Home. I love you guys. Così ho contattato il mio professore e gli ho parlato di questa idea che ha subito accettato. Quindi, dopo aver avuto il suo ok, ho iniziato a scrivere la storia e da lì a poco sono stato fortunatissimo ad avere anche la luce verde di Lorenzo Di Sante, che è un grande fan di Spider-Man, nonché costumista e cosplayer davvero eccezionale proprio del personaggio, che come vedete somiglia davvero tanto ad Andrew Garfield e che ha quindi sposato il progetto sia come attore che come costumista per quanto riguarda Spider-Gwen. A proposito di pre-produzione, una delle più grosse sfide è stata sicuramente la ricerca della location, questo perché avevo bisogno di raffigurare New York, però io mi trovo in Sicilia, che a livello urbanistico non è esattamente la stessa cosa. Quindi, dopo alcune ricerche, sia in automobile che attraverso Google Maps, mi sono imbattuto nel parcheggio dell'AMT di Catania, che aveva quell'aria da porto in stile New Jersey, con questi magazzini anni 40-50. Quindi, recandomi sul luogo, mi sono davvero subito innamorato e non ho perso tempo a fare la richiesta all'AMT di Catania, che fortunatamente mi ha concesso la location. Contemporaneamente a questi aspetti logistici avevo bisogno di capire se Lorenzo, oltre alla sua somiglianza con Garfield, funzionasse comunque bene col deepfake, e fu così che da remoto, quindi attraverso delle sequenze online, perché lui sta a Pescara, io sto in Sicilia, a Catania, abbiamo fatto dei test shoot e da lì ho sviluppato il mio primo deepfake supportato da Deepfake Ita Aang. E quello che state vedendo è quindi il risultato di queste riprese, che devo dire ci hanno suscitato un grande entusiasmo. E siamo quindi tra gennaio e febbraio e da quel momento Lorenzo inizia tra l'altro ad allenarsi in palestra per vestire meglio il costume, ed io ho deciso di investire su una GTX 3090, facendo il salto di qualità a livello risolutivo per quanto riguarda il deepfake. Ma detto questo, dopo la sceneggiatura ho realizzato lo storyboard e, grazie a un software gratuito chiamato Storyboarder, che vi consiglio assolutamente, mi ha permesso di realizzare in semplicità quelle che erano le mie inquadrature e di impostare la geometria delle mie sequenze. Lo storyboard, ragazzi, è assolutamente determinante per qualsiasi tipo di progetto e, secondo me, a maggior ragione nelle produzioni indipendenti, dove ti può scappare qualcosa, è importantissimo. Me la guardi con lo storyboard? Storyboard! Nel frattempo Lorenzo inizia a lavorare al costume di Spider-Gwen ed insieme scegliamo tessuti, materiali e vari elementi per la fabbricazione. Per il costume di Lizard invece ho cercato di tenere il budget bassissimo, quindi un camice da medico, una t-shirt, insomma dei pantaloni, che ho poi danneggiato e sporcato personalmente. Durante questi mesi di gestazione ho iniziato a creare anche i dataset per quanto riguarda Andrew Garfield ed Emma Stone, e i software coinvolti per questa operazione sono stati Adobe Premiere per la selezione e i tagli di tutte quelle inquadrature con i volti, MVE, che è Machine Video Editor, per la creazione delle maschere X-Egg e Deep Face Lab, infine per tutto il processo di training e merging finale. Ma andiamo con ordine. Il primo step è abbastanza intuitivo: bisogna cercare quante più facce possibile con una buona risoluzione e con quante più angolazioni possibile, e anche con direzioni di luce possibile, affinché ovviamente si possa creare un modello deepfake davvero libero di muoversi in qualsiasi orientamento senza che manchino appunto angoli e tipologie di luci. Per fare questo bisogna sbobinare molte ore di film e di interviste in cui la persona appaia più o meno nella stessa condizione, ad esempio sbarbato, con una età più o meno costante, e sebbene sembri una cosa semplice, è un lavoro di meticolosa attenzione e da cui deriva molto del risultato. E in questo caso una cosa molto difficile è stata infatti trovare dei materiali video di Garfield, oltre ovviamente le parti in No Way Home, che fossero diciamo coerenti a livello estetico e a livello di annata.
E dopo aver creato quindi il mio file sorgente, sono passato a DeepFace Love per estrarre i volti dai vari frame, generando quindi delle immagini contenenti il solo volto, wall face, chiamato Aligned, e immagini contenenti i cosiddetti landmark, che sono dei metadati che altro non fanno che coordinare l'allineamento prospettico dei volti. Ottenuto queste aligned, sono potuto passare alla generazione delle maschere XSEG attraverso MVE, e sfruttando lo strumento di segmentazione ho rapidamente creato un buon numero di maschere, più o meno per ogni espressione sostanzialmente diversa, mentre tutte quelle simili saranno compensate più o meno dal train delle maschere XSEG, che viene fatto poi dai comandi di Deepface Love nel processo successivo. Il train provvisorio ha impiegato circa 15 giorni per personaggio, perché è stato fatto anche per Emma Stone nonché Georgia, 24 ore su 24, e la bolletta, ragazzi, era abbastanza salata. A proposito, non vi ho detto chi è Georgia. Beh, è la nostra bravissima e bellissima Gwen, che avrete sicuramente visto e che si è subito innamorata del progetto appena gliene ho parlato, e praticamente ha accettato senza esitazione. A questo punto non rimaneva che girare effettivamente, ma anche qui non è stato facile. Ho dovuto in primis prenotare i voli di Lorenzo da Pescara a Catania ed organizzare quindi il suo pernotto e via dicendo. Poi ho necessariamente dovuto noleggiare un furgone per il trasporto dell'attrezzatura, perché avevamo davvero troppa attrezzatura per portarla con le automobili, mentre per quanto riguarda la logistica durante le riprese ho prenotato anche un B&B adiacente alla location del parcheggio dove giravamo, per consentire sia al cast che alla troupe di utilizzare i servizi e di cambiarsi, oltre che chiaramente prenotare cose da mangiare e da bere, ovviamente, per le due giornate di riprese che erano previsto. E come capirete, era un equilibrio molto molto precario. Voli, B&B, location e tutto quello che vi ho appena detto erano nelle mani del clima. Questo perché eravamo in esterne e oltre questo avevamo moltissime inquadrature in pochissimo tempo, visto che essendo un esterno notte, quindi non avevamo bisogno di luce, potevamo sfruttare le giornate dal momento del buio totale, che ad aprile arrivava intorno alle 20 fino a mezzanotte. Insomma, c'era un po' di ansia nell'aria, anche un eventuale Covid su uno degli attori avrebbe veramente fatto saltare tutto. E dimenticavo che il costume di Gwen, prodotto da Lorenzo, non era stato mai provato all'attrice, perché era tutto fatto da remoto, che tra l'altro nelle ultime settimane non è stata molto bene e ha perso anche svariati chili, quindi c'era quell'ansia, quell'interrogativo di come stava questo costume. Sono scenografici, diciamo, dove spara Ragnatele. Dai! Ma le sparo, vero? No, magari, però vabbè, poi in computer grafica lo farà. Fallo qui. Sembra una mosca. Però siamo stati davvero fortunati in tutti questi aspetti ed è andata bene. Certo, faceva anche un po' di freddino ed una certa ora quell'umidità o il terreno bagnato, insomma, si sentiva. Nella terza giornata, che in realtà è stata la prima in ordine cronologico, abbiamo girato tutte le scene in chroma key per ricreare la sequenza di Peter sul tetto, perché purtroppo, ragazzi, trovare una location del genere era troppo complicato e anche poco sicuro. E quindi questa sequenza è stata post prodotta poi in After Effects, dove ho in primis eseguito un matching 3D della scena, quindi una sorta di scansione 3D, cui vengono estratte le informazioni spaziali 3D che ricreano il movimento di macchina in una telecamera in cui appunto il nostro spazio di lavoro si muove in 3D. Cose. Il tutto dopo aver ovviamente bucato il green screen. Ovviamente è determinante cercare di fare coincidere l'illuminazione della scena con quella che poi viene ricreata, in modo che gli oggetti appaiano più o meno con una luce che corrisponda, e questo dà poi effettivamente la sensazione che sia coerente tra elementi digitali ed elementi live action. Ah, a proposito, ragazzi, piccola parentesi, la musica che state sentendo in sottofondo è quella presente anche nel BTS dopo il cortometraggio stesso. L'ho ottenuta grazie alla piattaforma Upbeat, che mi ha collaborato consentendomi appunto di sfruttare le sue librerie dal suo catalogo, che contengono anche dei bellissimi effetti sonori. Il sito è davvero molto intuitivo e colorato ed è davvero facile trovare la propria traccia musicale o SFX grazie alle tantissime categorie che permettono
sono veramente una ricerca molto precisa, quindi non posso che consigliarvelo e ovviamente trovate i link in descrizione. E visto che abbiamo fatto la parentesi, ecco la notizia circa il sequel. Come alcuni di voi avranno visto, ho iniziato la pre-produzione del sequel che sarà Peter 2 e quindi seguiamo il rientro stavolta di Tobey Maguire. Dunque, la novità è l'ufficializzazione del titolo del corto che sarà Spider-Man Lost in the Multiverse. Aggiungo che stiamo lavorando alla campagna crowdfunding e proprio in questi giorni girerò delle sequenze che spero vedrete molto presto. Quindi iscrivetevi al canale ragazzi, attivate la campanella e tutte ste cose. Ma torniamo indietro a parlare di deepfake. Quindi ho poi iniziato il train effettivo attraverso le immagini che avevo girato, spendendo diversi giorni di train sia per Gwen che per Andrew. Alla fine ho effettuato un merging e poi un compositing, anche se prima di quest'ultimo step ho effettuato un passaggio intermedio, ovvero un enhancement dei volti per aumentare il dettaglio attraverso un programma di nome GPen che ricostruisce dei tratti effettivi del volto. Il risultato spesso è un po' cartunoso, ma con il giusto livello di blending tra l'originale e l'upscalato si ottiene un ottimo, davvero ottimo compromesso per eludere un po' il problema della risoluzione che è attualmente disponibile con deepfake. Quindi sostanzialmente ho eseguito tutto il compositing dei volti e dovendo distorcere e comprimere i volti sottostanti degli attori perché in alcuni casi erano più ampi appunto del viso in deepfake. Ma adesso andiamo ad analizzare alcuni cut nello specifico e scopriamo come sono stati affrontati, insomma vediamo un po' questo breakdown. Per quanto riguarda l'aspetto audio si apre un altro mondo. Innanzitutto, come alcuni di voi avranno notato, dal BTS non vi era un fonico. Questo perché sapevo che avrei dovuto sostituire le voci degli attori con degli attori madrelingua e soprattutto ovviamente che questi attori avessero delle sonorità quantomeno simili agli attori originali. Quindi durante le scene gli attori sul set recitavano in lingua inglese, ovviamente per avere poi in seguito una perfetta sincronia del labiale. Vai ora. Hey, is everything all right? Hey, is everything all right? Gli attori che hanno sposato il progetto per dare la propria voce alla versione inglese ufficiale sono stati Ask Bjorn e Marissa Madsen, mentre per la versione italiana Jacopo Calatroni, che ha curato anche l'adattamento dei dialoghi italiani e che è la voce di Spider-Man PS4, ed Elena Cavalli. Tutto il resto che sentite all'infuori delle voci, ragazzi, è sound design. Per intenderci, qualsiasi movimento di tessuto, passo, respiro, è tutto sound design. Non c'è nulla di presa dirette. Quindi, ragazzi, più o meno questo era il viaggio che mi ha portato, che ci ha portato in questo risultato. E invece in questi giorni, appunto, come vi dicevo, stiamo girando delle cose che faranno parte della campagna crowdfunding destinata al sequel di questo progetto e ovviamente non vedo l'ora di mostrarvi tutto. Quindi per non perdervi, come vi dicevo prima, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che è molto importante, mettete un like a questo video se vi è piaciuto, oltre a seguirmi su Instagram. E per questo video ragazzi è tutto. Io sono Alessandro Costanzo e questo è il canale di Movila. Move your dreams.